Buon sabato a tutti. Allora, sono appena tornata a casa. Oggi sono stata al centro commerciale Campania. Mi è dispiaciuto non. Comunque ci sono tantissime mie iscritte che sono di Napoli e provincia. Mi dispiace non aver incontrato nessuno. Avrei dovuto dirlo che sarei passata così, però è stata una cosa un po' improvvisata, insomma, abbiamo deciso di andare. Io non ho mai dedicato un video, questo però lo devo dedicare a una persona che sicuramente non guarderà questo video. Perdonate i capelli, ma ho preso tantissima aria perché fa un caldo oggi, quindi in macchina i finestrini aperti. E stavo dicendo, questo video lo devo dedicare a mio marito, perché oggi è venuto con me. Con una santissima pazienza, non ha detto niente, forse ha iniziato a spesentirsi al terzo giro che facevo da Sephora. Comunque, grazie. E soprattutto, ma questo lo dico a voce bassa, stasera forse mi porta a vedere Sex and the City 2. Quindi, una statua tutta d'oro. Allora, ho fatto degli acquistini, non ho comprato chissà quanto, però tutte cose che mi sono piaciute. Prima tappa sono stata da Sephora e ho preso della Clinique, a me serviva uno scrub, ho preso questo qui, il 7 Days. Che avevo già provato tempo addietro, mi era piaciuto molto. Avrei voluto provarne un altro della Clinique che era sia esfoliante che maschera. Ahimè, costava come una cosa come 45 euro ed era più piccolo. E ho detto no, non mi sembra il caso. Questo qui costa 24,90. Insomma, voglio dire, dura un bel po' perché sono. Ha una scadenza di 24 mesi e sono 100 ml. Anche la volta scorsa mi è durato tantissimo, quindi ne vale tutti. E poi mi sono fatta un regalino e ho preso questa, che è la cipria della Makeup Forever HD. Ne avevo sentito parlare strabene di questa cipria, quindi ho detto perché no. È questa. È adatta per tutti i tipi di carnagione, tutti i colori di carnagione. Sono, vi dico, quanti ml? Made in France, in France sono 10 grammi. Sì, sono 10 grammi e costa 30 euro. Insomma, l'unica cosa che non mi piace tantissimo è che a me io preferisco le ciprie che abbiano un'apertura più grande, ma casomai ne metto un po' nel tappo, poi la userò. E quindi questo è quello che ho preso. Mi hanno dato dei campioncini senza che io li chiedessi. Devo dire che le commesse che ho incontrato oggi sono tutte state tutte molto molto gentili, quindi ben venga, scontrini su scontrini, vabbè. Insomma, ups. Allora, non solo mi hanno dato la carta fedeltà, questa bianca, che non è come quella nera, va attivata su internet, sul loro sito, e dà diritto ogni 4 passaggi alla cassa uno sconto del 10% sul prossimo acquisto. Quindi la devo attivare. Aspettate che metto un attimo. Campioncini D. Questo lo volevo provare, quindi sono stata contenta che è la base, il primer per il viso proprio della Sephora. Lo volevo provare, vedremo com'è. Poi non ho capito perché un profumo da uomo di Yves Saint Laurent L'Homme e Euforia di Calvin Klein, che questo mi piace. Insomma, voglio dire, su 54 euro tre campioncini schifosi, però insomma, meglio che niente. Dopodiché sono stata alla Kiko. Scusate. Alla Kiko mi sono data da fare. C'erano dei abbastanza buoni. Adesso questo video sarà lunghissimo perché io come al solito non mi preparo. Allora, prima di tutto ho preso gli smalti erano 1,90 euro e ho preso
Spero di non aver preso doppioni, perché io di solito quando vado da Kiko ho l'agenda con i numeri delle cose che ho, perché mi è capitato di comprare degli ombretti doppioni. E ho anche degli smalti, spero di non aver preso dei doppioni, 1,90 euro casomai li regalo. Allora, ho preso il... c'è un numero? Sì, il 300 questo mi sembra. Allora, io spero che il numero sia questo qui. Quindi ho preso questo, che è cangiantissimo, è un blu molto molto bello. Poi ho preso questo, che è il 250, è un arancione col fucsia e spero che si veda veramente bene il colore perché è davvero carino. Poi ho preso un classico che è un 221, un po' perlato, io non ho smalti perlati, quindi ho colto la palla al balzo. E poi ho preso questo viola, che è il 254. Ed è anche questo molto brillantinoso. Ora, ho qualche dubbio su questi due, perché secondo me non voglio ancora andare a vedere. Comunque, vengono 1,90 euro. Poi ho preso una lima. Mi piace molto questo fatto che mettono la lima nella confezione. Ha due parti. La 1 riduce la lunghezza delle unghie, la seconda rimuove le imperfezioni e rende liscia la superficie dell'unghia. Poi ho preso della nuova collezione questo gloss, che è stato la prima cosa che ho visto entrando, ed è il numero 1 Tan, e mi è piaciuto perché è molto... dovrebbe resistere fino a 6 ore, ecco, questa è una parola grossa, però mi piace molto, è un nude, ve lo faccio vedere, è un nude molto nude, infatti non so se lo vedrete, è questo qui, questo. Allora, costa, aspettate, questo, no, aspettate che non trovo quanto costa. Long lasting paint, no, non è questo. Oddio, non lo trovo. Me l'hanno dato gratis. No, 7,20 euro. Poi ho preso, avevo deciso di non prendere ombretti proprio in virtù della mancanza della suddetta lista, però non ho potuto resistere a questa. Mi è piaciuta tantissimo, è una palette da 4 shadow. Se la riesco ad aprire, ero talmente presa dal fatto che volevo fare subito questo video. Confezione mi piace molto, vedete, specchiata, ed è la 01, non vedrete niente, e quella grigia. I colori sono veramente veramente molto belli. Io di grigi ne ho, però mi piaceva molto, e poi ha lo specchio bello grande, che fa sempre comodo. Poi, in virtù sempre del fatto che non volevo comprare ombretti, ne ho preso uno della collezione, penso è un Colosphere, il 208, ed è quello duo con una parte satinata e la parte brillantinata. Questo è così, e secondo me è bellissimo. Io di questi colori non ne avevo, colori così no, perché sono due nude, uno brillantinato, uno satinato, secondo me è portabilissimo in qualsiasi situazione. Poi ho preso il Long Lasting Stick Eyeshadow, non ho saputo resistere, ne avevo comprati due. Poi c'era una fila immensa alla cassa, mio marito che mi guardava disperato fuori, seduto su una panchina come un accattonosche. E nell'attesa ne ho presi altri due, quindi ne ho presi 4. Il Color Sphere costa 6,90 euro, mentre i Long Lasting Pencil Eyeshadow costano 6,90 euro. Allora, ho preso il 17, che è un blu viola,
sono morbidissimi, i tester erano in condizioni vergognose, mi dispiace dirlo, ma è così, cioè la gente non è capace neanche di usare un tester, però lo vedete? Sono veramente, mi ha stupito molto. Poi ho preso lo 05, che è un ramato, non ramato, un... è questo qui, questo qui. Ho un messaggio del cellulare, sicuramente sarà un altro richiesta di addebito in carta di credito. Poi ho preso l'11, che è favoloso, cioè io penso che, eccolo qui. E poi ho preso lo 06, perché avevo preso lo 05, l'avevo provato, ve lo metto vicino, che è proprio un bronzo ed è veramente favoloso secondo me. Ed è questo, vedete, questi due sono davvero davvero belli. Questo sono le prove di questi due fatte in negozio. Sono arrivata a casa, ho lavato le mani, le ho deterse bene, perché poi quando andando in giro le mani diventano vergognose. Niente, non si... Allora, prima ho provato a toglierlo con un fazzolettino, niente. Acqua e sapone, niente, ancora qui, quindi credo che veramente durino molto. Ultima cosa presa, un lipstick, questo costa 2,50€, sono quei rossetti molto carini. Con la confezione, questa, col packaging, questo semplice così. Ed è questo. Ve lo faccio vedere. È un prugna, proprio un bel prugnone. Che, ecco, che vi sembra rosso, non so perché vi sembra rosso. Comunque, è molto più scuro di come lo vedete voi. Comunque, questo è tutto, neanche un campioncino alla Kiko. Anzi, continuavano a propormi di comprare roba. Avevo dimenticato che dentro ai Color Sphere ci fosse il famoso caspitiello. Niente, la signora Kiko non ha ascoltato la mia protesta. Vabbè, poi mettiamo a posto. Poi, scusate. Finalmente ho comprato gli occhiali da sole, sono andata a Accessorize. Dove li ho messi gli occhiali da sole? Dove li ho messi? Ah, eccoli. Sì, perché poi sono stata 20 minuti in macchina con gli occhiali da sole su con la targhetta del prezzo. Devo dire che non sono costati molto. Sono costati, adesso non ricordo dov'è. Ah, 23,50€. E sono questi, secondo me sono bellissimi, sono belli grandi, belli coprenti. Ce n'erano degli altri un po' più particolari, solo che a mio marito non piacevano e quindi non, visto che c'ero, ho preso anche degli orecchini. Ribadisco che Accessorize ha delle cose bellissime, ma ahimè sono veramente molto costose. Ho preso questi, che sono due paia di orecchini a tappabuco proprio, che hanno dietro così, e costano 12,50€. Sono molto carini, avevo voglia di qualcosa per l'estate, un po' di luminoso, visto che sto tenendo sempre i capelli scarmigliati, così tirati su. E poi in ultimo sono rientrata da H&M, perché c'ero rientrata una prima volta, ma avevo fatto un giro così, e ho preso allora degli elastici per capelli, li vendono proprio al chilo perché sono 3, 6, 9, 10 e costano 1,95€. Poi ho preso
H&M ha fatto il doccia schiuma con la crema corpo, aveva varie profumazioni, ahimè non c'era un tester, quindi sono andata un po' a gusto e un po' me ne sono infischiata, mi dispiace, lo so che non si fa, l'ho aperto leggermente, lo hanno usato, però insomma ho preso pesca. Mi piaceva tantissimo e costano niente, l'inci non lo guardo neanche, costano 2,95 € ognuno. C'erano in tantissime altre varianti, ce n'era uno alla vaniglia e mela, che era molto buono, però sapeva troppo di mela. Avrei preferito se avessi saputo un po' di più di vaniglia. E poi ho preso tre anelli, sempre se riesco. Allora, io adoro gli anelli giganti, quindi ho preso questo. Oh, mi piace tantissimo. E visto che mi piaceva così tanto, l'ho preso anche in turchese. E costano anche questi una sciocchezza, 4,95 € così. E poi ho preso questo perché non lo so, questo anello mi è piaciuto su cosa, 1,95 €. Mi è piaciuto tantissimo. Molto molto carino. E questa è plastica, proprio plastica, plastica. Questi qui sono più carini. Quindi, gli anelli, no, vi ho detto i prezzi, sì, tutto a posto. Quindi, questo è tutto. Sono rimasta molto contenta dei miei acquisti. Avrei voluto prendere molte più cose, ma era tanto che non facevo degli acquisti un po' così. Alla fine le cose di H&M le ho prese alla fine proprio contenta. Avrei preferito molto prendere una collana che era meravigliosa, però era tutta maglia. Di metallo qui. Io soffro un po' di allergie, cioè anche le cose senza nickel mi danno allergia, riesco soltanto a tenere un po' l'oro, ma anche l'oro ogni tanto mi dà fastidio, quindi ho evitato di prenderla per quel motivo. Comunque, io vi auguro buon sabato, spero, spero, spero fortissimamente di andare stasera a vedere Sex and the City 2, non so perché l'ho presa proprio di punta questa cosa. Naturalmente se stasera vado con mio marito, poi settimana prossima andrò sicuramente anche con le mie amiche. Vabbè, detto questo, vi auguro un buon sabato e se non ci vediamo anche buona domenica. Ciao!